Bilancio di previsione del Comune di Bergamo, presentato ieri sera in prima commissione, scongiurato ogni aumento dell'IRPEF. L'IMU invece farà sentire i suoi effetti nelle tasche dei cittadini e dei commercianti. L'aliquota sulla prima casa rimane al 4 per 1000, ma i rincari maggiori li sopporteranno i proprietari di seconde case, uffici e negozi. In questo caso la tassa salirà al 10,6 per 1000, valore quasi triplicato. Misure solo annunciate per il momento, ma che dovranno essere confermate dal Consiglio Comunale. Sul piede di guerra i negozianti. Il comune, dicono, torni sui suoi passi. L'ultima cosa da fare in un momento così sarebbe veramente come togliere veramente e attaccare la canna del gas quello che è un commercio che già in questo momento sta soffrendo enorme, ma non può assolutamente infierire sempre sul commercio. Si troveranno alternative in modo tale da riuscire a soddisfare un aspetto, ma non toccando più quello che è il commercio, perché io, come dicevo stamattina al sindaco, la situazione è drammatica. I tagli che abbiamo avuto dal governo nelle varie manovre assommano più di 10 milioni di euro. Purtroppo però l'ultima notizia che è venuta sabato, che ci ha portato via circa 2 milioni e 600 mila euro, quindi il fatto che a due anni distribuisca dividendi, ha sostanzialmente eliminato quasi totalmente la possibilità di fare gli sgravi che pensavamo di fare soprattutto per il commercio di vicinato. Una problematica da non sottovalutare, si tenga però presente, dice a telecamere spente Facoetti, che il 70% dei negozianti è in affitto, quindi la tassa dovrà pagarla il proprietario dell'immobile. Quindi adesso pensare di andare a pescare da qualche altra parte, magari insistere di più sulle seconde case, questa è una proposta che non può trovare seguito dal suo punto di vista? Cioè, l'aliquota che è proposta è l'aliquota massima, quindi più di quella non si può fare, quindi non possiamo aumentare ancora di più rispetto alle seconde case e rispetto al commercio.